Alessio Villarosa, che è un parlamentare del Movimento 5 Stelle e che è in commissione appunto come esponente del Movimento. Villarosa, buonasera, benvenuto a Zapping. Salve, buonasera, grazie per l'invito. Allora, innanzitutto io, un po' come ho chiesto a Brunetta, vorrei chiedere anche a lei se fino ad oggi, visto che le audizioni, le sedute della commissione sono già state molte e anche molto intense, vorrei chiedere se lei fino ad oggi è soddisfatto del lavoro che si sta facendo in quella commissione. Guarda, direi che sono parzialmente soddisfatto, nel senso che ultimamente stiamo anche lavorando un po' di più, questa settimana lavoreremo 4 giorni, ma il mese passato abbiamo lavorato 2 giorni a settimana e mi è sembrato poco come attività di una commissione d'inchiesta che potrà lavorare solo 3-4 mesi al massimo, ma più che altro purtroppo noi come Movimento 5 Stelle non siamo stati esclusi dall'ufficio di presidenza. Quindi non abbiamo potere, non abbiamo tanti potere, soprattutto nella scelta delle persone da ascoltare, da udire. E in realtà non siamo soddisfatti perché nessuna delle indicazioni fatte da noi, di persone da udire, è stata accolta dalla Presidenza. Noi avremmo... Però io ho sentito un momento fa Brunetta dire che nessuna richiesta di audizione è stata per ora esclusa. Non è stata magari ancora approvata, ma non è stata esclusa. Quindi, per esempio, il riferimento alla eventuale audizione di Draghi o di Ghizzoni... però, almeno a quanto capisco da quello che Brunetta diceva, non è stata esclusa. Sì, Draghi non è stata esclusa, però il filone sulle Venete è finito e noi le richieste fatte sul filone delle Venete sono state tutte bocciate. Non abbiamo avuto la possibilità di ascoltare gli imprenditori che volevamo ascoltare, gli amministratori delle Venete che volevamo ascoltare. Lì Brunetta spiegava che essendo gli amministratori delle Venete sotto inchiesta giudiziaria c'era un problema per poterli... Sono tutti sotto inchiesta giudiziaria. Per esempio Visco, Draghi, non sono Visco, Draghi, Ghizzoni non sono sotto inchiesta giudiziaria. Invece Zonin sì. Però Visco, Draghi non sono gli amministratori delle banche. No, certo. Però... abbiamo bisogno di ascoltare gli amministratori delle banche. Gli amministratori di queste banche sono quasi tutti sotto indagine. E quindi... mi sembra abbastanza chiaro che non volevano chiamare gli amministratori delle banche. Ho capito. Basta inventarsi la scusa di non chiamare le persone indagate. Tra l'altro la motivazione qual è? Quindi è solo una scusa secondo lei questa, non è un motivo obiettivo? Secondo me è solo una scusa, così come la scusa probabilmente la scelta del metodo. Cioè la percorrenza a ritroso, partendo dalla Popolare di Vicenza, per arrivare forse, perché il dubbio è, Casini l'ho anche detto in commissione un paio di giorni fa, poi non vi lamentate con me se non arriviamo a parlare di Banca Etruria e delle altre, delle altre tre banche. Che sono quelle che voi ci tenete particolarmente, no? No, a dire la verità noi ci teniamo a tutto. Quel tema è molto importante, i risparmiatori per noi sono tutti uguali, chi ha perso soldi, sia azionista che obbligazionista. Beh, diciamo che quella che tocca Renzi, la Boschi, esatto. Quella vi interessa particolarmente, no? Interessa sì, interessa perché il governo ha preso in mano la situazione di queste banche in crisi mettendo in piedi delle risoluzioni, anticipando i tempi del bail-in, e quindi se c'è un conflitto di interessi nel governo sicuramente è abbastanza importante tirarlo fuori, anche perché magari spieghiamo alla commissione, spieghiamo a chi ci ascolta da casa che è vero che abbiamo tutti i poteri dell'autorità giudiziaria, ma in realtà una commissione d'inchiesta alla fine presenta una relazione che è più politica che altro, che poi sicuramente se ci sono dei fatti rilevanti vengono utilizzati dall'autorità giudiziaria, ma in realtà la ratio della commissione d'inchiesta è quella di produrre una relazione politica e pensare anche al futuro. Però così non si rischia, come qualcuno dice, anzi con un certo allarme, che i lavori della commissione diventino materia prima della campagna elettorale, in questo modo un po' snaturando l'ispirazione parlamentare di una commissione d'inchiesta, no? Quello dipende dalla... Cioè voi volete che questa commissione diventi elemento di scontro in campagna elettorale o no? Assolutamente no, guardi, noi abbiamo anche il mio nome, Villarosa, può chiedere alla maggior parte dei risparmiatori colpiti, mi conoscono abbastanza bene e ci conoscono abbastanza bene. Il nostro principale obiettivo è quello di fare chiarezza e capire chi non ha vigilato, se non ha vigilato, chi ha messo in piedi dei comportamenti scorretti e cercare di far risarcire chi è stato truffato. Ci sono persone che avevano, ricordo a tutti, che c'era una signora, e non posso mai dimenticare, che non era mai entrata in banca. È entrata in banca per la prima volta perché è morto il marito, ha preso una somma di 40.000 euro, per la prima volta è entrata in banca e l'hanno fatta investire in delle obbligazioni, ha perso tutto. Ricordo che il signore che si suicida a Civitavecchia, sembra che sia stato, gli siano state fatte scappare le carte mentre era in ospedale. Cioè stiamo parlando di situazioni veramente drammatiche, quindi si figuri se noi abbiamo intenzione di utilizzare la commissione d'inchiesta come campagna elettorale.
ci interessa soprattutto dare fiducia di nuovo a chi ha investito in quelle banche e risarcirli soprattutto. Però diciamo, se la vicenda delle banche può essere utilizzata per attaccare il PD, il Renzi, non vi tirate indietro su questo, mi pare di capire. Guardi, sul sistema banca abbiamo già vinto. Siamo gli unici che hanno sempre presentato delle proposte alternative che dopo mesi si sono rilevate quelle più giuste da mettere in atto ai tempi, ma il governo non ci ha seguito. Siamo gli unici ad avere un programma banche fatto da 9 punti che si con altri 10 punti per subpunto e quindi un programma banche con circa 100 punti di riforma. Quindi noi sul sistema banche abbiamo già vinto, gli intrecci, i conflitti di interesse ce li ha palesemente il PD, Forza Italia e tutte le altre forze politiche in Parlamento, noi no. Non abbiamo neanche mai governato. Senta, andiamo un momento un po' nel dettaglio, perché voi avete fatto un comunicato in cui chiedete tra l'altro appunto di audire Draghi e molti dicono, beh, insomma, attenzione perché mettere in mezzo Draghi in questo momento dovrebbe essere un errore, la situazione è molto delicata, Draghi insomma è molto esposto in un momento in cui sta per finire il quantitative easing. Voi che cosa vi aspettate? Che cosa vi aspettate? Perché è interessante per voi ascoltare Draghi? Cosa volete che dica? Guardi, basta leggere le carte della Procura su MPS per capire che Draghi è una pedina fondamentale. Allora, uno dei primi danni importanti per la Banca Monte dei Paschi di Siena fu la famosa acquisizione di Banca Anton Veneta, un'operazione da 9 miliardi che poi si è rivelata costare 16 miliardi perché c'erano dei debiti che MPS non aveva valutato prima di acquistare quella banca. Chi è che firmò l'autorizzazione? Sapendo che MPS non aveva fatto neanche quella famosa due diligence, cioè il controllo del bilancio, il controllo della buona salute di quella banca, fu Mario Draghi. Quindi, se non però chiamiamo, già allora i poteri della Banca attore d'Italia erano molto ridotti rispetto alla possibilità di fare delle acquisizioni, no? Questo almeno no, è un'autorizzazione. Cioè, guardi, già solo il fatto di autorizzare, di avere la possibilità di autorizzare o non autorizzare un'acquisizione, credo che sia un potere fondamentale. È sempre stata chiesta o almeno è stata diciamo presentata come proposta la possibilità, l'obbligo di fare diciamo un controllo. Le spiego. Se lei compra una casa andrà a verificare se ci sono delle ipoteche sopra. Certo. Credo che sia il primo passaggio che lei fa. Ecco, non è stato fatto questa operazione, è stata comprata una casa senza sapere che cosa c'era dentro. Ed era un'operazione di 9 miliardi che è stato il primo appunto punto dopo i derivati Santorini Alexandria che ha portato al crollo e all'esborso da parte dei contribuenti di miliardi e miliardi di euro. Quindi se non è Draghi l'attore principale dell'acquisizione di Banca Anton Veneta, non sappiamo chi altro. Ma è un attore con delle colpe, quindi, questo state dicendo. Attore con delle colpe anche perché nel 2007, stiamo acquisendo, abbiamo chiesto gli atti, Casini pensava che avevamo già questo documento, mi ha pure interrotto, poi si è reso conto che questo documento non ce l'avevamo. Banca d'Italia fece una ispezione in Banca Anton Veneta nel 2007 e a quanto pare Banca d'Italia, e c'era Draghi, si era già accorta della situazione drammatica di Anton Veneta. Quindi se si era già accorta della situazione drammatica, e lo scopriremo guardando i verbali, e poi ha autorizzato una vendita fatta un acquisto fatto in questo modo. È vero che a posteriori è sempre facile dire bisognava dichiarare fallimento, bisognava... poi invece magari nel momento stesso, magari per non allarmare i risparmiatori, uno ha un po' più di problemi a diciamo prendere decisioni però così drastiche. Questi risparmiatori hanno perso tutto e lo Stato ha perso miliardi, 60 miliardi, sono stati bruciati 60 miliardi in questi anni. Non c'è dubbio. Va bene, abbiamo molte telefonate, Villa Rosa, sentiamone qualcuna. Giuseppe, sì. La prima è Giuseppe da Monza, se non sbaglio. Buonasera. Buonasera. Prego, parli pure. Allora, io sono vittima... Giuseppe, non la sento bene? No. Beh, Giuseppe, si deve spostare perché non la sento bene. Allora, io sono vittima con mia moglie della Banca Popolare di Vicenza. Mi sente? Sì, adesso lo sento, parli pure. Ecco. Allora, però lei la voce va e viene, Giuseppe, deve stare fermo dove si sente bene. Sì, sì. Allora, mi preoccupa molto. No, guardi, la richiamiamo perché non si può seguire. Sentiamo Flavio dalla provincia di Modena. Buonasera, sono stato anticipato dall'ultimo discorso di Alessio Villarosa perché appunto chiedevo se ne aveste già parlato di questo caso di Santorini e questa firma fatta poco prima di andare a Francoforte da parte di Mario Draghi. Sono pienamente d'accordo sulla necessità che risponda al Parlamento
E poi devo dire che appunto sono sorpreso che certe parti politiche che erano al governo e che furono colpite dalla famosa lettera della BCE del 2011 lo difendono, addirittura lo propongano come potenziale primo ministro. Se no, poi parla di Berlusconi che in un'intervista al Quotidiano Nazionale difende Draghi a spada tratta. Va bene Flavio, siamo grazie. Siamo veramente alla perdita di ogni forma di sovranità, insomma, no, potenziale. Grazie. Enrico da Siena, buonasera. Buonasera, io chiamo sul default del Monte dei Paschi di Siena, come essere di San Siena. Michele Caruso! Michele Caruso, va bene. E, no, questo è un nostro ascoltatore disturbatore che si finge qualcun altro per poter varcare i nostri, la nostra sorveglianza. Giuseppe, allora, da Monza è tornato. Sì, Giuseppe, prego. Adesso, sì, adesso lo allora, io sono vittima con mia moglie della Banca Popolare di Vicenza. Sì, parli. Pronto? C'è sempre questo problema. Giuseppe. Quando ad esempio scopre che nei faldoni di Visco di 4.000 pagine ci sono coinvolti diversi politici, secreta tutto. Ma noi dobbiamo avere il diritto di sapere chi sono queste persone. Abbiamo il diritto di... Vabbè, insomma, abbiamo capito. Giuseppe è una vittima insieme alla moglie della vicenda del Monte dei Paschi. Alessio Villarosa. Noi, se vuole, sì, abbiamo chiesto la desecretazione di tutti gli atti. Già all'inizio, quando sono arrivati 4.200 faldoni, come Movimento 5 Stelle abbiamo inviato una lettera al Presidente chiedendo che fossero tutti desecretati. Quindi siamo assolutamente d'accordo con il signore. È un caso straordinario. Ci saranno delle tutele di privacy sicuramente da di cui tenere conto, però si potrebbe tranquillamente desegretare almeno l'80% dei faldoni di Banca d'Italia, quindi assolutamente d'accordo con l'ascoltatore. Ha sentito anche Flavio da Modena, che anche lui insomma parlava del... Stava affermando un ulteriore principio, un ulteriore fatto in base al quale diventa sempre più importante ascoltare Mario Draghi in commissione d'inchiesta, anche perché, guardi, Mario Draghi fu governatore di Banca d'Italia dal 2006 fino al 2011, giusto se non sbaglio, sì. E le crisi di queste banche iniziano, alcune, Banca Popolare di Vicenza, abbiamo delle ispezioni già nel 2001, ma i primi casi di gonfiamento del patrimonio, diciamo, di irregolare valutazione del patrimonio e quindi del prezzo delle azioni, avvengono proprio in quegli anni in cui Draghi era il governatore della Banca d'Italia. Quindi è ovvio che sia uno dei principali attori, che è importante ascoltare, ecco, diciamo, mettiamola così, che è importante ascoltare per capire cosa è successo, anche per capire, magari per avere da lui una posizione valida, per esempio per quella famosa firma. Lei prima diceva è facile parlarne a posteriori, per questo dobbiamo ascoltare anche Draghi, per capire qual è stata la motivazione di questa scelta. Non ha mai dato una spiegazione a nessuno. Per capire, Villa Rosa, chi decide se Draghi deve venire o no? L'ufficio di presidenza della commissione? O si vota tutti assieme? In pratica no, si dovrebbe decidere a maggioranza, però capite bene che la maggioranza ha nominato Casini come presidente, quindi i numeri sono abbastanza chiari e sono in seno a Casini. Quindi se il presidente Casini volesse, noi abbiamo inviato, gliela posso anche inviare se non si fida, una lettera con gli auditi da ascoltare, tra i quali c'è Draghi, Ghizzoni, De Bortoli, La Boschi e via dicendo. E poi più di questo non possiamo fare. Ripeto, perché Casini ha detto fin dall'inizio dobbiamo fare inchiesta, non propaganda, quindi lui ha timore che appunto diventi uno strumento di propaganda. Abbiamo spiegato che non si sta facendo propaganda, ci sono delle motivazioni valide, ma basta scrivere su internet Draghi Monte dei Paschi di Siena, ne vengono viene tante giù tutto. Ma secondo lei la commissione avrà tempo da qui alla fine della legislatura di produrre un lavoro serio e utile? Guardi, io ieri ho lavorato fino alle 3 di notte leggendomi i verbali, gli ultimi verbali di Renato Conti, di 274 pagine in 4-5 ore, prendendo pure gli appunti. Se vogliamo, sì, ovviamente il tempo minimo per una commissione d'inchiesta è di un anno, per una qualsiasi commissione d'inchiesta. Una come questa avrebbe bisogno di 5 anni, quindi sicuramente qualcosa tireremo fuori. Ma ovviamente ci impegniamo, noi l'abbiamo già fatto anche con questa commissione d'inchiesta, a farla ripartire la prossima legislatura. Non sarà la stessa, perché per legge non può essere la stessa commissione d'inchiesta, però potrà acquisire tutti gli atti che ha prodotto la commissione d'inchiesta in 3 anni di questa legislatura. Va bene, ci fermiamo qui, grazie davvero Alessio Villarosa, ne riparleremo ancora.